Mister Guidolin, parliamo di nazionale. Mancini sta facendo un ottimo lavoro con la squadra. Le chiedo dove può arrivare questa Italia, secondo lei? Non lo so, ma sono d'accordo e so che sta, cioè, vedo che sta facendo un ottimo lavoro. Un gruppo di ragazzi interessanti, giovani, qualche anziano che porta esperienza e solidità, e direi che la squadra gioca bene. Ha sempre giocato bene, al di là dei risultati che sono ovviamente importantissimi, ma ha sempre fatto progressi dal punto di vista del gioco. Io sono ottimista per quello che riguarda la nostra nazionale. Il commissario tecnico sta scegliendo il meglio dalla Serie A, lei ha citato i giovani che stanno emergendo. A due mesi dal termine del campionato, che idea si è fatto? Fino ad adesso, insomma, è stato un campionato incerto e bello, secondo me. Quasi tutte le squadre hanno sempre tentato di arrivare al risultato attraverso il gioco, e adesso non sto parlando delle grandi, perché questo forse è quasi scontato, sto parlando anche delle piccole. Mi vengono in mente lo Spezia e il Benevento, che stanno facendo un campionato bellissimo, giocando un buon calcio. Incerto per quello che riguarda la classifica e le primissime posizioni, anche se l'Inter ha preso un vantaggio che potrebbe rivelarsi determinante. Bene anche dal punto di vista del livello del gioco, mi sembra bene, mi sembra ci sono tante squadre che giocano un buon calcio. Tornando a parlare di calciatori, qual è stato secondo lei fino ad ora il giocatore più determinante in Serie A? Beh, ce ne sono stati tanti, cioè Lukaku forse è il giocatore più determinante, perché anche quando non gioca benissimo, ed è raro, è comunque utile alla squadra, e poi è un giocatore che fa un sacco di gol, ma direi forse più determinanti, se dovessi scegliere, sceglierei proprio la coppia offensiva dell'Inter. Ce ne sono tanti altri, adesso giocatori che hanno lasciato il segno, che stanno lasciando il segno, Barella, Muriel, naturalmente Ibra, però dovessi sceglierne due, sceglierei la coppia offensiva dell'Inter. Mister, la Roma è rimasta l'unica squadra italiana in Europa, ha le chance secondo lei per arrivare fino in fondo alla competizione? Non lo so, a me la Roma piace molto, mi piace Fonseca, mi piace come gioca, però purtroppo almeno in campionato ha dei momenti in cui non riesce a dare continuità a certi risultati, a certe prestazioni. Molto spesso gioca un ottimo calcio, una delle squadre che gioca meglio, mi piacciono di più. Sembra che l'Europa League sia una competizione di secondo piano, ma normalmente vanno in finale squadroni, squadre importantissime, quindi arrivare fino in fondo non è facile, non sarà facile, però la Roma ha le qualità per poter andare lontano. E Fonseca ha dimostrato di avere la personalità per allenare in Italia, che non è mai semplice, tant'è vero che recentemente Allegri ha dichiarato che allenare in Italia è diventato sempre più difficile. Secondo lei è davvero così? Beh, io che ho fatto un paio di esperienze all'estero, direi di sì, cioè chi ottiene risultati in Italia, sia italiano che straniero, secondo me ottiene una patente importante, perché qui sembra sempre tutto molto più difficile, molto più complicato, molto più pressante. All'estero c'è un po' di più senso di appartenenza, l'allenatore è uno di noi all'estero, sempre, finché le cose vanno bene. Chiaro, poi quando i risultati non arrivano, anche lì ci sono gli esoneri, ma la gente in generale, parlo di tifosi, come parlo di staff, come parlo di dirigenti, come parlo di giornalisti, è predisposta bene anche nei confronti degli allenatori stranieri, quindi si vive un po' più serenamente. Che cosa ne pensa della scelta coraggiosa, se vogliamo, anche di Cesare Prandelli? Lo capisco perfettamente, immagino di poter sapere, ma non posso giudicare perché non conosco bene, insomma, ovviamente la sua intimità. Rispetto moltissimo la sua scelta, credo che abbia fatto ponderato bene quello che poteva essere il presente e soprattutto magari il futuro, e se, con signorilità, direi, ha tolto il disturbo, ecco, e quindi sicuramente quando in un paese come il nostro, in cui le dimissioni le danno pochissime, quando trovi persone che si fermano e non fanno pesare solo l'aspetto economico, è sempre una scelta da rispettare, come sono tutte, ma indubbiamente anche signorile, secondo me.